Pace a te. Pure oggi abbiamo avuto l'occasione di vederci e grazie a Dio veramente, perché Dio è grande, Dio è bello e quando noi lo serviamo e abbiamo la voglia di piacere a Lui, attiva sempre dentro di noi una forza nuova. E benedetto Dio per questo. Mi ha messo una parola stamattina nel cuore che la voglio condividere con te. Sai, questa visita, questo incontro che abbiamo serve per prendere dalla parola del Signore qualcosa e metterla nei nostri cuori, perché quando manca la parola del Signore ci cresce di tutto, preoccupazioni, ma cosa non ci cresce? Cose negative da tutte le parti, perché si formano delle logiche che si sviluppano e prendono la nostra mente prende tutte le direzioni. E di conseguenza non resta compatta e forte, sembra come una corda che si sfilaccia, ogni filo va dalla sua parte, alla fine quando devi tirare qualcosa è tutta sfilacciata, è rotta. E così è la nostra mente, il nostro cuore, mentre quando andiamo alla parola si compatta in una sola direzione e si posiziona con la fiducia nel Signore, perché Dio è grande. Dio è fedele e questa è la cosa bella. Questa mattina mi ha messo nel cuore un passaggio del profeta Abacuc, un piccolo libricino di tre capitoli, 2 capitoli e mezzo si potrebbe dire, che ne potrebbe uscire anche un buon capitolo. Questo Abacuc che si trovava in un contesto talmente difficile che stava vivendo e gli dava l'impressione che Dio non lo ascoltava. Aveva la mente piena di conoscenza delle cose del Signore, conosceva sicuramente la legge di Dio, sapeva tante cose, però non riusciva a mettere insieme da ciò che vedeva intorno a sé. Era un momento terribile della storia. E infatti nel capitolo 1 verso 2, se lo fai uscire sul display Abacuc, capitolo 1 verso 2, lui comincia proprio: fino a quando, Eterno, griderò senza che tu dia ascolto. Capitolo 1 verso 2. Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Cioè, dà proprio l'impressione che questo credente, e poi con un ministero da parte del Signore, perché conosceva la voce di Dio, le cose che vedeva intorno a sé non quadravano. C'era un disastro completo. Dio dà sempre un messaggio per le circostanze che stiamo vivendo, sia personali, sia familiari e sia a livello globale, perché non ci manda mai un messaggio che non sia adatto per il momento che stiamo vivendo. Questa è la bellezza di Dio, perché molte volte ti sorprende che ti va a dare la risposta in un verso della sua parola, in un verso di un canto. Molte volte anche un libro che trovi nella tua biblioteca, ti accorgi che in quella pagina ti ha dato la risposta. Perché Dio appropria i suoi messaggi al momento e al tempo giusto. E alla fine che cosa ne tira fuori quest'uomo? Cosa ne possiamo tirare fuori oggi io e te da ciò che ci circonda? E da quale parte può venire l'aiuto? Che quasi la mente del credente che si guarda intorno come restare in una grande vallata dove intorno ci sono monti da tutte le parti e chiese su tutte le montagne, luoghi di culto che si differenziano con colori e con riti, è come dire da quale monte mi verrà l'aiuto? E il salmista così diceva. Invece lasciava tutti i monti e si rivolgeva al
verso Dio nel dire il mio aiuto viene dal Signore, benedetto Dio. E cosa deduce questo speciale profeta alla fine della conclusione di tutto? Lo chiude così, nel capitolo 2 verso 4, se lo fai uscire sul display, dice così, capitolo 2 verso 4, la seconda parte dice: ma il giusto vivrà per la sua fede. Lo deduce così. Lui viene da una grande cultura biblica, perché non si può essere messaggeri di Dio se non si conosce la parola di Dio. È vero che scrive tanto poco, ma è vero che è la dedicazione alla conoscenza della parola di Dio. Non basta solo la guida dello Spirito, ma dobbiamo avere anche la passione di conoscere la parola del Signore. Lui conosceva questo. Lui sapeva che Mosè aveva detto: se farai, così vivrai. E cosa dovevano fare coloro che lo ascoltavano? Egli aveva dato 613 o 618 precetti e comandamenti. E diceva: se fai così, se segui in ogni circostanza quello che l'Iddio ti ha detto, vivrai. Gesù aveva pure confermato questo. L'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè Dio aveva dato, alitato nella mano di Mosè, nella mente di Mosè, quello che doveva essere, e così vivrai. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola. Per vivere bisognava applicare quelle regole là. Quando passava poi a Davide, Davide non parla più di 613, 618 precetti o comandamenti, ma fonda il suo cammino su 10 punti di riferimento: la fede, il perdono, il camminare con Dio. Non esprime molto nel suo contesto, anche se conosce, ma ci sono alcune cose che non ne parla. Quest'uomo conosce l'uno e l'altro, e alla fine lui fonda il suo punto di certezza e di fermezza dicendo che cosa? Capitolo 2, verso 4, ma il giusto vivrà per la sua fede. Cioè, parole diverse. Senza fede, dice un passaggio nell'Epistola agli Ebrei, è impossibile piacere a Dio. Allora noi, in mezzo a mille circostanze, che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo credere che Dio ha ancora tutto sotto controllo. Dobbiamo poggiarci su la conoscenza profonda che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Questo profeta, alla fine, in questo passaggio, piccolo passaggio, dice che si era messo come una sentinella e guardava, ma mentre guardava, custodiva il suo cuore nel ricevere da Dio indicazioni, per poi dire che bisognava vivere per fede, bisognava avere fiducia in Dio. Tutto intorno vacilla, tutto è incerto, tutto crolla. Regge solo chi ha fede in Dio, ma il giusto vivrà per la sua fede. Perché? Perché se perdiamo quel filo come credenti, se perdi quel filo, quella certezza, in alcuni momenti del tuo cammino ti smarrisci, ti perdi. Ma come? Vediamo qualche immagine che ci aiuta, perché la parola del Signore, Davide quando viveva
qualche momento particolare, la sua fede lo portava a dire: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Ecco la fede come si erge giù nella valle, che sembra che tutte le rocce sono quasi pronte a staccarsi per cadere sul tuo cammino ed anche arrivarti addosso. Mi ricordo una volta, quando ci fu il terremoto dell'80-82, che eravamo intorno al mio paese, che stavamo girando, e quello è un paese fatto di mura antiche, e mentre camminavamo cominciava a tremare e le pietre cadevano davanti alla macchina e la strada veniva ostruita. Allora quanti erano? 4, 5, 6 pietre. Fermavo la macchina, siamo scesi, abbiamo tolto le pietre e abbiamo continuato a camminare per arrivare in piazza, dove era libero, che le case non ci cadevano addosso. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei mai alcuno. Vedete, ma il giusto vivrà per la sua fede. Un'altra occasione che ci aiuta: si trovava nella Spelonga, dove 600 uomini circa lo avevano preso di mira, che lo dovevano distruggere, e lui poteva scrivere il Salmo 23: Dio è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli intravedeva il meglio davanti, perché la fede ci trasporta avanti, non ci fa vedere le condizioni che stiamo vivendo, ci fa vedere ciò che Dio sta facendo. È importante questo, è molto importante questo giorno. Questo è un messaggio potente per te, che ti trovi incabbiato in un momento particolare della tua vita, della tua salute, della tua famiglia, degli affari, delle cose che ti circondano. Dobbiamo avere fede in Dio, è importante. Tu puoi avere tutto, ma se non hai la fede ti crolla tutto. Mi ricordo una volta in Piazza Mercato, dove c'era la massima del commercio per tutta la Calabria, andavano a Piazza Mercato, c'era un grossista che trattava profumeria. Quando incominciò a crollare perché si incendiò il magazzino, il figlio del titolare, per prendere nella cassaforte la possibilità di prendere gli assegni che c'erano, crollò, ci restò sotto. Pochi assegni, la vita perduta. Molte volte abbiamo delle circostanze che, se non abbiamo fede, ci restiamo sotto. Il Signore ci deve aiutare. Perciò questo giorno è importante, che io e te ci incoraggiamo a vicenda. Ma il giusto vivrà per la sua fede. Fede in che cosa? Fede in Dio, non fede in quello che abbiamo, perché quello che abbiamo, la salute, viene meno, le ricchezze vengono meno, le borse crollano, le case cadono, la famiglia in un incidente finisce, tutto. Dove ci dobbiamo appoggiare? Ma il giusto vivrà per la fede in Dio. Benedetto sia il Signore. La circostanza era avversa, però curando quel rapporto con il Dio Onnipotente, questo piccolo libro sa come chiude? Nel capitolo 3, verso 18, vuoi metterlo sul display? Perché vediamo poi il cambiamento che porta la fede. Quando nel verso 4 del capitolo 2 egli stabilisce che deve avere fede, che Dio ha ancora tutto sotto controllo, mentre egli continua ad insistere che bisogna vivere per la fede e tutte le altre strade portano a guai sopra guai, ma confidando nel Signore, dice così nel verso 18:
ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nell'Iddio della mia salvezza. Egli vede la salvezza di fronte a tutte le circostanze che ci sono intorno. Il verso 19 continua. Le cose possono cambiare quando poggiamo il nostro cuore su colui che dà le risposte. Come gli dà le risposte? Ti voglio portare un esempio, no? Io mi alzo la mattina, ho mille cose da fare e quasi non so da dove cominciare e forse non funziona e allora quasi penso, basta, che parte prendere? Signore, allora la prima cosa vado al Signore. Come mi incoraggia il Signore? Mi dice, calmati, guarda, vedi se funzionano i tre canali. Grazie a Dio funziona questo. Poi guarda quello che stai facendo, quell'angolo sta funzionando. Sì, grazie a Dio. Quest'altro pende, ha bisogno di un poco di aiuto di me. Quest'altro alla fine dice, beh, tutto sommato, è vero che intorno, ma è vero che il Signore non mi ha lasciato, il Signore è qui, mi sta incoraggiando. E parte che cosa? Parte il ringraziamento, parte la lode, Signore grazie, se non c'eri tu, se non c'eri tu, saremmo già fritti. Ma fritti, quando si parla di essere fritti, non si parla di scendere nell'acqua calda a 90 gradi, si parla di scendere nell'olio a 900 gradi, dove realmente non ci resta nulla. Il Signore ci deve aiutare. L'Eterno, il Signore è la mia forza. Su Lui noi ci dobbiamo poggiare. Egli renderà i miei piedi. Ah, non si ferma lì, non si blocca lì. Renderà i piedi che si devono muovere per entrare negli spazi nuovi, perché il pericolo c'è, ma ci spostiamo in avanti. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve. E mi viene in mente il fatto di scendere, togliere quelle poche pietre e continuare il cammino finché siamo arrivati in piazza. Parlo dell'esempio del terremoto che ho portato. È importante. Ognuno di noi si può trovare in circostanze dove sembra che crolla tutto, ma non dobbiamo perdere la fede nel Signore, perché il Signore ci sostiene e ci porta avanti e mi farà camminare sui miei alti luoghi. L'alto luogo che cosa è? È un posto di dominio dove ancora possiamo dominare le circostanze, possiamo mantenerle a bada. Possiamo essere al di sopra e dire calmati, perché Dio è con me. Dio ancora ha il controllo nelle mani. Ancora posso dire, ancora puoi dire, tutte le cose cooperano al bene. Perché? Perché dalla tua esperienza del cammino con Dio che hai fatto fino in questo momento ti sei accorto che molte volte, o ti sei accorta che molte volte sembrava che cadeva tutto, ma Dio stava dando una sterzata al tuo modo di camminare e ti ha rimesso sulla strada giusta. È come quando una gomma fa una curva stretta, voi guardate sull'asfalto, ci lascia una striscia, ci lascia una parte di sé, però in realtà molte volte evita un grande incidente. Dà l'impressione che la gomma ha sofferto un poco, però ha evitato che la macchina si fosse frantumata e noi ci saremmo restati dentro. E mi farà camminare sui miei alti luoghi. Benedetto sia il Signore. Con il Signore possiamo ancora continuare. Dio, il Signore, è la mia forza. Poggiamoci su Lui. Vogliamo ringraziare il Signore per questa vitamina che ci dà, queste siringhe di fede che dà al credente. Che quando ci guardiamo intorno e abbiamo dei perché, sappiamo che le nostre risposte sono in Dio. Non è così dell'ateo, perché non si pone neppure il perché, perché per lui
cammina così a tastoni, come va, va, non sa niente di niente. E non si pone neppure il problema perché. Ma quando noi ci poniamo il problema perché davanti al Signore, Egli ci dà la risposta nel farci comprendere che Egli è fedele e che ha ancora tutto sotto controllo. Sotto controllo in un modo speciale, che fino ai capelli dei nostri capi, del tuo capo, del mio capo, lui li tiene sotto controllo. Forse tu ne hai di più di me o di meno, non ha importanza, ma nulla sfugge al Signore. Possiamo contare su di lui. Lo vogliamo ringraziare. Vai, preghiamo il Signore, ringraziamolo. E continuiamo a confidare in Lui, perché diceva mia mamma, chi vi governa vi sa governare quando noi litigavamo tra di noi come figli piccoli. Chi ci ha creato ci sa portare avanti. Chi ci ha ricreati in Cristo ci porta a destinazione, perché Gesù ha detto, io sono con voi fino alla fine dei tempi. Facciamoci coraggio, perché chi ha pronunciato queste parole è ancora sul trono e guida ancora l'universo e sa guidare la mia e la tua, o la tua e la mia vita, perché per lui è come cosa da poco. Ringraziamo il Signore insieme, vai, preghiamo il Signore. Signore, tu conosci le avversità che ognuno di noi vive e nulla ti sfugge, ma noi ci vogliamo poggiare su di te e ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Perché tu hai ridotto al minimo, hai ridotto al minimo un verso della tua parola, che dobbiamo avere fede. Non ci porti a leggere, a studiare di più, a conoscere, non ci fai tornare nel Pentateuco, non ci fai tornare al tempo di Davide, ma dice a ciascuno di noi, abbiate fede in Dio. Alleluia. Gesù che dice abbiate fede in Dio e abbiate fede in me, come il Dio Figlio venuto in carne, che ci convinci ancora stamattina che con te ce la facciamo, con te noi proseguiamo, con te noi andremo avanti, perché tu sei grande, tu sei grande e noi insieme ti ringraziamo. Grazie Signore per questa pillola di fede che tu ci hai messo stamattina nel nostro cuore e che noi ci vogliamo poggiare su te perché sappiamo che il meglio sta davanti insieme con te e insieme ti vogliamo dire grazie. Grazie Signore. Amen. Ti voglio ricordare che puoi chiedere il calendario gratis, il Nuovo Testamento gratis. I calendari ancora non li mandiamo però più in là perché stiamo aspettando che li mandano, ma il Nuovo Testamento già c'è. Ti vogliamo dire dove siamo perché troverai sempre qualche pillola di parola da parte del Signore. Siamo semplici nelle cose che facciamo, ti sono di grande aiuto perché non usiamo grandi paroloni o grandi scritte che poi ci vuole un sacco di tempo. Tu nelle nostre meditazioni troverai sempre pezzettini mangiabili per un momento in questi tempi di mordi e fuggi. Allora puoi andare sulla pagina Facebook, Parole di Vita, e abbiamo anche per chi vuole evangelizzare i calendari in offerta. Sul sito ci sono tre canali televisivi che li puoi prendere via internet. Abbiamo un'offerta speciale dei calendari, 75 calendari pagati ad 1 euro l'uno, totale 75 euro. Aggiungeremo 19 calendari gratis più due nuovi testamenti con 608 pagine che tu puoi regalare purché la parola di Dio entra in ogni casa. C'è anche un'altra possibilità che sempre spieghiamo, quella di credenti che non possono prendere
100 calendari perché non avrebbero cosa farne, ma si mettono insieme 3-4 credenti, ne ordinano un cartone e voi avrete a casa vostra il costo diviso 4 persone, con intorno ai 20 euro avrete 25 calendari da poter offrire ai vostri amici. Vi voglio ricordare che quando regalate qualcosa viene sempre ben accetta, ma voi ponete 365 meditazioni in una casa dove incoraggiate a metterlo al posto giusto nella casa, volere o volare viene letto e lo Spirito Santo usa questi mezzi per evangelizzare. La TV entra in ogni casa, perciò noi da sopra con la televisione e voi porta a porta portiamo il calendario o il Nuovo Testamento. Anche il Nuovo Testamento vogliamo collaborare con voi. Ogni 25 nuovi testamenti ad 1,50 euro ve ne regaliamo 5, in modo che a qualcuno che glielo puoi regalare non ti pesa. Ed insieme portiamo avanti questa opera. Ogni 25 calendari ne regaliamo, nuovi testamenti ne regaliamo 5, ogni 100 ne regaliamo 20, in modo che l'Evangelo entri in tutte le case, perché la risposta è sempre nella parola del Signore. E la parola del Signore è quella che produce la fede, dice in Romani 10:25. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Se vogliamo crescere nella fede, e vogliamo che la fede cresca nel cuore degli uomini, devono avere la parola di Dio a minor costo possibile. Tutti possiamo portare avanti questa grande missione di portare l'Evangelo fino all'estremità della terra. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle 20:30. In questo stesso luogo per il culto di adorazione, prepara il tuo cuore ed insieme loderemo il Signore. Pace a te, Dio ti benedica. Pace. Grazie.